Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa dal 1999 e chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina e la domenica chiuso. In questa diretta parlo di argomenti che possono essere più o meno interessanti. Ogni tanto, come stamattina, faccio delle dirette monotematiche. Stamattina parliamo di Pillirina. La zona della Pillirina è una bellissima zona che si trova, diciamo, a sud di Siracusa, andando da Siracusa verso Avola, un po' sulla sinistra, lungomare, ed è una di quelle poche aree, diciamo, che ha un accesso al mare. Anche se in realtà mi dicono gli esperti che non ci sono le autorizzazioni, comunque sia un'area abbandonata a se stessa, perché il secolo scorso, subito dopo poi la Grande Guerra, è andato un po', diciamo, a essere sempre più abbandonato. Oggi è meta di persone curiosi, turisti che ci vanno, stando attenti a non farsi male, ecco, usiamo questo termine. E fanno il bagno e ammirano uno spettacolo naturale bellissimo. Ovviamente non credo sia accessibile alle persone diversamente abili, però vabbè, questa è la situazione ad oggi. Io sono siracusano, dicevo prima, è un negozio dal 1999. Io sono siracusano dal 97, diciamo così, da quando ho cominciato a fare i miei viaggi a Siracusa, e già dall'epoca io sentivo parlare di Pillirina, o comunque sia, mi ricordo una roba del genere, ci sono sempre stati attriti, ma il problema non si è mai diciamo affrontato da un punto di vista di trovare delle soluzioni. Ora, da un lato abbiamo noi un'azienda privata che io non ho mai capito come ha fatto a comprare dei terreni, se poi gli è stato detto che non poteva farci nulla con questi terreni, e tra l'altro lato, diciamo, ambientalisti, associazioni che magari sono più o meno interessate a realizzare là un'area riservata, una riserva, ecco. Queste riserve sicuramente permettono di sigillare, permettono di realizzare una sorta di cupola, una sorta di campana dove tutto rimane praticamente così intatto, e poi con i soldi che magari arrivano da enti superiori, regione, comune e quant'altro, fanno dei lavori, fanno delle migliorie, però permettono di cristallizzare, ecco, qual è la situazione. Ora, i tempi sono cupi, sappiamo tutti che se aspettiamo i soldi della regione siciliana per mettere in sicurezza i costoni, per sistemare le spiagge, per rendere accessibili alle persone diversamente abili, campa cavallo, no? Nel frattempo abbiamo la spada di Damocle, che comunque abbiamo un privato che ha speso soldini e che prima o poi vorrà capire come riavere questi soldini indietro. Nel frattempo la politica, cosa volete, la politica fin qui rimane sempre comunque equidistante per non perdere consenso, perché sa benissimo che qualsiasi scelta dovesse appoggiare possibilmente farà dei nemici, e non è bello per la politica avere meno voti, no? Quindi qual è l'idea che io, tra l'altro, lanciai qualche anno fa, ieri ho fatto una ricerca, mi è ritornata davanti questa roba, di un referendum consultivo senza quorum inerente l'area della Pillirina, che ufficialmente da ieri ho lanciato. Probabilmente è il primo esperimento in città, sicuramente, ma da una ricerca fatta specifico, settoriale così, è probabilmente uno dei primi esperimenti in Italia. Ne vado fiero, ne vado orgoglioso. Di cosa si tratta? Si tratta di un quesito dove si chiede ai cittadini siracusani, attenzione, solo cittadini residenti a Siracusa che abbiano compiuto 14 anni a salire, di votare se preferiscono riqualificare l'area enorme che c'è comunque intorno, non è solo lo scoglietto della Pillirina, o fossilizzare tutto così com'è, realizzando una riserva naturale. Io
a queste riserve naturali, credetemi, ci credo davvero poco o nulla, perché alla fine sono sempre solo posti di sotto governo, dove c'è poi un consiglio, dove ci sono poi dei consiglieri più o meno magari non retribuiti, che lo fanno magari come gettoni di volontariato, che ufficialmente non vengono retribuiti, e poi scopriamo che questi consiglieri comunque sono referenti per quanto riguarda la politica, in questo caso anche siracusana, no? Nomini che vengono fatti dalla politica siracusana. Oppure dare la possibilità a non solo la ditta che compra dei terreni, ma se ci sono degli imprenditori che magari vogliono realizzare qualche centinaio di posti di lavoro, mettete in sicurezza quello che poi altrimenti finisce a male, perché poi vedete, la politica e il pubblico non è che è in grado di programmare e di far sì che magari quelle aree non crollino. Faccio un esempio su tutte il monumento ai caduti del comune di Siracusa, no? Che sta crollando perché abbiamo noi un'amministrazione che ancora fin qui non ho capito cosa stia facendo per arginare il problema dei crolli. Quindi, come dire, sono la prima persona, vada bene, questo la faccio come cittadino, sono la prima persona a porre la domanda pubblicamente ai siracusani: tu cosa ne vorresti fare? Oh, consapevole che Siracusa è una città un po' anomala, sonnacchione, una città che tu devi comunque pressare per muovere un dito, ho deciso, la mia attività commerciale, di rendere interessante l'operazione di votazione, che adesso nel merito entrerò su come si vota, ripeto, già a partire da adesso, ho deciso di investire e premiare una persona che comunque sia, a prescindere da come voti, sì o no, verrà fatto un sorteggio e questa persona vincerà un buono Amazon da 100 euro. O se vuole la persona, perché io capisco che magari non tutti in questa città utilizzano Amazon, perché magari è una persona di una certa età o qualsiasi tipo di altra motivazione, il corrispettivo in contanti. Quindi o un buono Amazon da 100 euro o 100 euro in contanti. È un'operazione prettamente commerciale che la mia azienda Proteus Computer Assistenza fa in questa città. Quindi è propaganda commerciale, non sicuramente qualcosa di che abbia nulla a che vedere né con gli ambientalisti né con eventuali portatori di interesse. Nel regolamento è scritto, io non ho nessun tipo di contatto, interesse con nessuno di questi soggetti qua. Ma a me piace muovere, come dico sempre io, le coscienze dei siracusani e capire, diciamo, stuzzicare appunto le persone sul nostro tesoro, sui nostri tesori che abbiamo in questa città, che è un peccato non rendere un bene fruibile da parte di tutti, no? Modalità di voto, come si vota? È molto semplice. Da questo momento, in realtà già ieri sera sono arrivato un paio di voti, perché dovete sapere che questa cosa io l'ho pubblicata già ieri sera, prima serata, e qualche scritto al mio blog ha già cominciato. Si può votare tramite WhatsApp, è quello che io preferisco, anche perché poi tramite WhatsApp, se siete memorizzati, riceverete anche le vostre offerte. Mandate una scansione, una foto, un voto che si vede, il vostro documento di riconoscimento e la vostra espressione di voto, e questo già basta per partecipare. Non saranno conteggiate schede nulla, quindi, o bianche, quindi se voi mandate il documento e non esprimete il vostro voto, sì, vogliamo che l'area venga riqualificata, no, fossilizziamo tutto così com'è, non vi verrà assegnato nessun numero. Sì, è che questo funziona così: alla fine della votazione ci sarà una persona che controllerà che siate una persona fisica reale e vi assegnerà un numero. Questo numero vi permetterà di partecipare all'estrazione. Come fate l'estrazione? Noi come azienda facciamo estrazioni settimanali da 3 anni circa, quindi oramai abbiamo un certo know-how su come si fanno le cose. Abbiamo la tecnologia certificata da Google, tra l'altro, perché l'applicazione che utilizziamo si basa su degli algoritmi Google, che ci permette di rendere scientificamente provato che un'estrazione è veritiera. Quindi non devo aggiungere altro su questo, abbiamo una certa esperienza sul settore. Quindi ripeto, preferisco votazione su WhatsApp.
al 347 10 97 484, mandate copia del documento di riconoscimento, magari se volete nome e cognome, ma lo vediamo dal documento, e l'espressione di voto. Altra modalità: email referendumpillirina@salvorusso.it. Abbiamo realizzato l'email apposita. Stesso discorso, allegate foto del documento, espressione di voto. Ripeto, schede nulle, schede bianche non vengono conteggiate, sono non valide. Terza e ultima modalità, perché capiamo bene che ci sono delle persone che magari non hanno accesso a internet, potete venire da stamattina, tutti i giorni, dalle 9.30 alle 13, dalle 16.30 alle 20, domani che è sabato, solo mattina, e la domenica chiusi, in negozio da me. C'è un'apposita urna, spero di essere stato preparato, ma altrimenti la preparo già stamattina, dove potete inserire all'interno il vostro voto. Venite da me, fate vedere il vostro documento di riconoscimento, Salvo Russo, mi fate un bigliettino, mi votate e infiliamo il voto là dentro. Tutto questo fino a domenica 12 giugno, la stessa domenica dei referendum nazionali che ci sono, alla mezzanotte, alle 23.59 chiudiamo ogni tipo di votazione. L'indomani, entro le 20, perché ci vorrà qualche ora sicuramente per andare a fare tutte le varie verifiche, anche se in realtà le verifiche le inizieremo a fare da subito, la sera, entro le 20, comunicheremo, renderemo pubblico il dato dei sì e il dato dei no. Diremo chi ha vinto, ecco. Alle 20.30 di lunedì 13 faremo l'estrazione in diretta, come facciamo sempre, la nostra estrazione facciamo sempre in diretta, sul canale nostro, canale Telegram, ma poi comunque pubblicherò il video. E il vincitore, la vincitrice, si aggiudicherà un buono Amazon da 100 euro o equivalente valore in contanti. Allora, io nel regolamento, che adesso poi sarà a margine di questo video, ho scritto un po' tutto. È un esperimento, quindi se ci sono fatti degli errori saremo in corsa per sistemarlo, ma penso sia fatto tutto bene. Il referendum non ha nessun valore legale, è solo un referendum consultivo che permette di capire realmente quanti siracusani abbiano la contezza di quale sia la situazione in questa città da un punto di vista dei nostri tesori, di cosa vogliamo fare delle nostre, appunto, preziose risorse. Io nel testo ho scritto anche nel sì chi se ne frega, cioè nel sì pensiamo ai nostri figli, nel no chi se ne frega dei nostri figli. Ho voluto dare, appunto, una sorta di presa di posizione, perché secondo me è importante. Io, avendo il contatto con centinaia di persone, io direi anche migliaia, vabbè, avendo contatto con molte persone che comunque alla fine mi confidano che hanno timore per i propri figli, i nostri figli vanno via, dall'altro lato invece sento no, ma tanto fanno posti di lavoro solo per immigrati, fanno posti di lavoro, non c'è nulla per i siracusani. Io non sono convinto di questa seconda cosa, perché l'indotto comunque fa lavorare anche aziende siracusane. Io amo fare l'esempio del panettiere che porterà del pane, della farina che magari verrà portata, ma di qualsiasi cosa, ma anche delle utenze, energia, idrica, cioè è comunque un toccasana per quanto riguarda l'economia. Poi ripeto, i posti di lavoro comunque dovrebbero venire realizzati, ma solo i servizi, anche per le persone diversamente abili, secondo me vale la pena puntare su un futuro sostenibile della nostra provincia. Siamo probabilmente una delle poche province in Italia dove dopo la realizzazione della zona industriale non si è mossa più una pietra, le case a strapiombo sul mare ancora ci sono, io non vedo là i cortei degli ambientalisti per chiedere di abbattere quelle case. Mi stupisco come si voglia ingessare un'area però non dando soluzioni, perché io la soluzione dell'aria protetta, sì, c'è ad esempio l'aria marina protetta del Plemmilio, che è un bellissima oasi, ma anche là è tutto cristallizzato. Io se devo andare a fare una visita, devo chiedere l'autorizzazione, devo programmare con loro,
vorrei un futuro diverso. Io da sempre dico che Siracusa deve vivere di turismo. Poi vabbè, qua potremmo iniziare a parlare di cosa offre la città, il turista che arriva in treno, il turista che arriva in autobus, perché è davvero scandaloso, ma questo è un altro discorso. Io mi baso in questo momento sulla pillirina. Mi piacerebbe che un giorno venisse riaffrontato un progetto che molti anni fa venne portato avanti e poi scomparve nel nulla, di una grande pista ciclabile che da Siracusa Sud porti fino a, facciamola per assurdo, fino ad Avola. La grande pista ciclabile che possa lungomare costeggiare appunto il mare. Questi sarebbero dei bei progetti per rendere un qualcosa di unico al turista, il poter apprezzare al massimo le nostre risorse. Ma sigillare un'area per metterci dentro un comitato nominato dalla politica che magari abbia dei gettoni di presenza, magari abbia dei premi, magari degli emolumenti, e continuare a rendere abbandonato, perché alla fine comunque stiamo parlando di un qualcosa che è messo lì. Tra l'altro, ripeto, mi dicono, ma io non ne sono certo, non è una, infatti non l'ho scritto nel regolamento, che comunque non si può andare a usufruire del bagno là. Ora magari ve l'ho smentito, la persona che mi ha detto questa cosa è una persona diversamente abile, forse era rivolta a lui. Però oggi bisogna porgersi una domanda. In realtà questa domanda si doveva porre tanti anni fa. Cosa ne vogliamo fare di questa, che è una delle poche aree che oramai è possibile rendere fruibile realmente? Ci sono dei privati, c'è uno che ci ha investito un sacco di milioni, non so chi, ripeto, io non l'ho mai conosciuto questo signore. Da piccolo imprenditore lo capisco, perché se io avessi comprato un appezzamento di terreno, il consiglio comunale all'epoca mi avesse detto sì, puoi fare quello che vuoi. Il successivo consiglio comunale ha detto tu qua non ci metti una pietra, e quantomeno mi arrabbiavo. Io non capisco come abbia fatto questo signore a comprare questi terreni. Io purtroppo sono anche convinto amaramente che la politica a suo tempo abbia avuto i suoi interessi, la politica successiva non avendo più interessi, ma mi sbaglierò io, sarò una persona malapensante. Perché faccio questo referendum? Semplice. Non avendo io interessi politici, non avrò sicuramente persone che mi diranno: a te non ti voto perché mi hai fatto rendere fruibile la spiaggia della Pillerina, a te non ti voto perché mi fai antipatico. A me non me ne frega nulla se tu non mi voti, non voterai Salvoruso, ci saranno altri Salvoruso, a me non mi voti sicuramente. Allora, nel regolamento comunque è scritto tutto, documento di riconoscimento valido dai 14 anni in su. Si può votare fino alla mezzanotte del 12 giugno. Penso e spero di non aver dimenticato nulla. Nessun problema. Potete contattarmi su WhatsApp al 347 10 97 484. Sono pronto a un confronto con qualsiasi parte interessata in questa vicenda, sia pro riserva naturale della Pillerina, sia lato i commercianti, imprenditori, portatori di interesse, chiamiamolo così, di qualsiasi natura. Preferirei evitare di chiacchierare con qualche politico perché sinceramente, ma anche no, ecco. Però se, io sono disponibile sempre a farmi una chiacchierata con chiunque. Ecco, concludo. Qualora dovessimo arrivare alle 3.500 opinioni, chiamiamole così, siccome nel regolamento dello statuto del Comune di Siracusa è previsto all'articolo, non mi ricordo se è 63, 65, 67, ma credo 63, la possibilità al sindaco di indire un referendum consultivo comunale per chiedere la opinione dei cittadini. Ecco, mi riaggancio a quanto detto prima. Date le polemiche sulla pillirina che vanno avanti da 20 anni, voi vi siete mai chiesti perché alla fine non ci sia stato un sindaco che abbia detto: sentite, questa è la situazione, le opinioni sono discordanti, o comunque sia non ho idea di quante persone la pensino in una maniera o la pensino in un'altra maniera, indico un referendum. In quel caso è col quorum, attenzione.
Significa che quanti siamo a Siracusa? 120.000? No, 100.000 persone, 50.000 persone più una dovrebbero andare a votare. Attenzione, perché il referendum senza quorum significa che quanto vanno a votare? 1.000 persone, 500, 1 dicono sì, 499 dicono no, o viceversa, ha quel tipo di validità. In questo caso è leggermente diverso. Comunque sia, la politica, il sindaco, questo, ma anche i precedenti, per quello che dicevo io, per non farsi nemici, in termini di voti, nemici, attenzione, non hanno mai indetto referendum popolare, perché alla fine il cittadino non deve essere tenuto in considerazione. Il cittadino, ma chi se ne frega, poi lo chiamiamo quando gli dobbiamo chiedere il voto, che ti prometto che ti faccio le buche, ti faccio l'illuminazione, ti taglio le siepi, tutte le promesse, no? Questa città è famosa per le promesse sulle buche, specialmente. Vabbè, me ne vado a lavorare, disponibile come sempre a ogni tipo di dialogo con chiunque. Parte questo primo esperimento in città, sicuramente, ma credo sia uno dei primi nazionali, o comunque uno dei primi in Italia, di coinvolgere i cittadini. È un privato che lo fa, attenzione, non è un'associazione. Un portatore di interesse è un'azienda privata, la mia, che investe per chiedere ai siracusani cosa ne vogliono fare della pellicina. L'ho detto tanti anni fa. Quest'idea venne colta, non venne mai fatta, perché la politica sempre, sapete, ma poi la faccio adesso da piccola azienda privata. Ripeto, non ha nessun valore di legge, ma io voglio capire su 100 persone che votano. Queste 100 persone come la penso? 347 10 97 484 per mandare la vostra votazione, sì, no, con allegato documento di riconoscimento, mi raccomando, su WhatsApp o all'email referendumpillirina@salvorusso.it. Scansione documento, voto sì, no. Terza, vi aspetto tutti i giorni dalle 9.30 alle 13, dalle 16.30 alle 20, col vostro documento di riconoscimento. Voterete in un pizzino, lo infiliamo dentro l'urna. Il responsabile del procedimento si chiama Salvatore Russo, sono io. I dati non verranno mai divulgati e in qualsiasi momento potete scrivermi con gli stessi mezzi, quindi al WhatsApp, all'indirizzo email, o venite di persona a dirmi: io non voglio ricevere più messaggi di nessuna natura. Immediatamente non riceverete più messaggi di nessuna natura. Facciamo questa operazione da moltissimi anni. Abbiamo, ripeto, l'esperienza, la tecnologia e il know-how su come fare questo tipo di operazioni. L'abbiamo fatto commercialmente, adesso oggi la facciamo con un senso civico, per capire i siracusani che contezza abbiano dei propri tesori. Siamo convinti che la politica ha sempre fatto in modo di narcotizzare i siracusani, imbavagliandoli, facendogli promesse, ma tu non ti preoccupare, vediamo le buche. Ma poi nel momento in cui si tratta di affrontare realmente, di dare la possibilità al cittadino di dire: tu cosa vuoi fare? No, ci penso io, tranquillo. Buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo. Ciao!